Una misura importante nel piano sanitario legata al territorio della Vallata dello Stilaro e in particolare Monasterace, che sappiamo essere sguarnito. Ecco, qual è il risultato portato a casa? È un risultato fantastico che ci ha visto coinvolti a me insieme a tutti i sindaci, al collega consigliere regionale, anche al deputato Cannizzaro. Quando c'è stata questa protesta nella prima mappatura di questi poliambulatori, Monasterace ha fatto subito un consiglio comunale allargato insieme a tutti i sindaci per portare avanti questa esigenza e questa protesta che io subito ho accolto e sono andato io stesso dal presidente Occhiuto per chiedere che un territorio così importante come la Vallata dello Stilaro aveva un'esigenza importantissima, mi sono fatto portavoce e lo stesso Presidente Occhiuto subito si è messo a disposizione dicendo creiamo un tavolo tecnico i primi di febbraio. I primi di febbraio lo stesso Occhiuto ha mandato sia me che il consigliere regionale Crinò ad incontrare tutti questi sindaci e a dire realmente stiamo lavorando per portare questo polo a Monasterace, perché abbiamo fatto accordare i sindaci tra di loro per trovare un'unica soluzione, un unico punto di riferimento. Abbiamo detto noi andiamo, portiamo avanti questa protesta legittima e vera, però trovate voi un unico polo. Hanno scelto Monasterace, che realmente come territorio è molto importante. Baricentrico poi rispetto a un territorio più ampio. No? Esatto, un territorio importante. E dunque alla fine abbiamo raggiunto questo risultato. Tanti non ci credevano, siamo stati anche un po' criticati di fare questi tavoli tecnici tanto per, però con delibera di giunta possiamo vedere che è stato inserito anche Monasterace in questo piano sanitario. Dunque vuol dire una vittoria per il nostro territorio, una vittoria per la Locre e per tutta la Vallata dello Stilaro. Questo cosa fa capire? Fa capire che se noi ci affianchiamo, affianco i sindaci, affianco le problematiche del territorio, conoscendo le nostre problematiche, lavoriamo sul territorio, i risultati arrivano anche per la nostra Locre.